Questo periodico, da sempre indipendente, fondato da mio padre, da Pierino Rana, 50 anni fa, con tanto entusiasmo e tanta voglia di dare informazione, continua la sua strada, ha dato tanto, ha detto tanto, si sono formati generazioni di politici, imprenditori, persone che hanno dato lustro a questa città, come lustro ha dato questo foglio, questo periodico, che ha raccontato, è diventato un contenitore di informazioni e adesso è storia. Io ho fatto una promessa che intendo mantenere, che finché ci sarà una persona col cognome Rana, questo giornale andrà avanti. 50 anni di storia, di cronaca, tutto ciò che è successo in questa città, la carta, nonostante tutto, resiste al tempo. I mezzi informatici attuali, i media locali, qualsiasi cosa, è affidato tutto alla tecnologia che evolve, che cambia. Noi possiamo vedere qualcosa di 15 anni fa, una videocassetta, ormai non più, tranne qualcuno che ha conservato la tecnologia del tempo, e così sarà sempre di più. La carta rimarrà, sono 5.000 anni che esiste, i papiri egiziani, e rimarrà nel tempo, perciò un giornale locale ha la sua validità assoluta, al di là di quello che può essere attualmente una visione miope, cioè dire solo mezzi elettronici, solo mezzi informatici. Il futuro, nonostante tutto, sta ancora in questi mezzi, nella carta. E il territorio è la forza di un giornale, ma anche il giornale è la forza di un territorio. E la permanenza in edicola per così tanti anni di un organo di informazione come il Biceliese, che è organo cittadino, un giornale cittadino, non può che far piacere, perché oggi la nuova frontiera dell'informazione è proprio l'informazione di prossimità, l'informazione a chilometro zero, quella che sta sfuggendo alle grosse redazioni che un tempo erano dei grossi network. Adesso, con la crisi dell'editoria che riduce le redazioni, riduce il personale, avere una sentinella locale in ogni città, come nel caso di Biceliese a Biceglie, è fondamentale per, come dire, per dare ai cittadini la possibilità di conoscere quello che accade accanto.